Ristrutturato e con nuove apparecchiature all'avanguardia. Si presenta così il nuovo reparto di medicina nucleare della ASL di Pescara, nel piano seminterrato dell'ospedale Santo Spirito, che ospita anche la nuova PET-TAC per una diagnostica più avanzata ed efficace. La riorganizzazione del reparto e l'utilizzo della nuova PET-TAC, prima apparecchiatura fissa collocata all'interno di un reparto ospedaliero in Abruzzo, consentirà di aumentare il numero delle prestazioni sanitarie, ridurre i tempi di attesa e la mobilità passiva verso altre regioni e diminuire i costi della spesa sanitaria regionale, come spiegato dall'assessore Nicoletta Verì, presente questa mattina al taglio del nastro. Finalmente, dopo anni, oggi inauguriamo la nuova TAC PET a Pescara, una strumentazione di alta tecnologia che darà la possibilità anche di poter snellire quelle famose liste di attesa che la nostra regione, dopo la delibera che abbiamo dato, firmato, dove abbiamo stanziato più di 9 milioni, è impegnata per il recupero proprio di queste prestazioni che durante il Covid erano in attesa. Più di 1000 gli esami diagnostici eseguiti con il nuovo tomografo, già operativo da maggio del 2021, con l'equipe medica dell'unità operativa complessa di medicina nucleare diretta da Angelo Domenico Di Nicola. Sapete, è un'indagine di punta per la diagnostica oncologica. In questo modo praticamente sto riducendo le liste d'attesa, essendo poi una macchina fissa, mentre altre ASL usano un mezzo mobile, questo a noi ci sta permettendo di ridurre anche la mobilità passiva dei pazienti che possono andare fuori regione. La nuova PET-TAC all'interno del reparto di medicina nucleare sostituisce di fatto quella per anni posizionata su un camion all'esterno dell'ospedale Santo Spirito, con notevoli costi di affitto più volte denunciati dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che aveva ripetutamente attaccato la regione Abruzzo per lo spreco di denaro pubblico e le difficoltà per i malati oncologici di eseguire basilari esami di diagnostica. Ora, con il nuovo macchinario, si potrà centrare il duplice obiettivo del risparmio e del miglioramento delle prestazioni sanitarie, come sottolineato anche dal governatore Marco Marsilio. È un risultato importante, è un percorso iniziato quasi praticamente 10 anni fa, ci è voluto troppo tempo per realizzarlo, però era una dei grandi buchi neri della sanità abruzzese che abbiamo trovato quando è iniziato il nostro mandato, e questo tema delle PET-TAC che a Pescara, come in altri nosocomi, vengono affittate giornalmente, non c'erano i locali, insomma, creava sia un disagio per gli utenti, soprattutto quelli più fragili, sia un grave anche problema di costi, tra le 5 e le 7 mila euro al giorno di affitto. Quindi noi realizziamo intanto una grande ottimizzazione delle risorse, anche al pronto soccorso sono state attrezzate degli impianti di diagnostica che consente di dedicare quelle attrezzature solo a pronto soccorso, quindi senza impattare sul reparto, e c'è quindi un doppio canale, si lavora con molta più velocità e potendo produrre molti più risultati.